questa, due punti aperte le virgolette. Sono stato molto contento dei 25-30 secondi della partita, poi purtroppo, anzi fortunatamente, siamo tornati su quello che è il nostro sentiero, cioè divertirsi, fare gli zuzzurelloni, giocare a calcio così un po' alla versione pecoreccia come piace a noi. Abbiamo sfiorato la vittoria, però poi per fortuna sono riusciti quelli che sono i nostri valori, cioè decubertiniani fino all'ennesima potenza. Quindi come mai ha pensato di cambiare Alberto Senatore, pilastro della difesa, mentre abbiamo fatto 6 gol? Allora, qui c'è la duplice valenza dicotomica di Senatore, cioè pilastro della difesa in quanto immobile al centro della difesa, però c'è la valenza scaramantica. Purtroppo è stato un esperimento che è valso, che è durato come una scorreggina nel vento, purtroppo è durata, e infatti quando è il secondo subentro purtroppo c'è stato il crollo definitivo che ha determinato la nostra meritata comunque sconfitta. L'ultima domanda è: questa squadra multietnica, sì, in cui c'erano moltissimi italo-meridionali e due extracomunitari. Mm-hmm. Beh, guarda, gli extracomunitari, che siamo 5-6 calabresi, quindi insomma ci siamo a livello di extracomunitari, siamo una società molto aperta. Assolutamente una citazione per Gaspar, che dovrebbe sorridere un po' di più per farsi vedere, anche perché la versione è un po' troppo plumbea, diciamo, questa sera. Però assolutamente Pierpaolo Vicinanzo, che qui con me è stato il valore aggiunto, è stato della squadra, ci ha salvato da un gol, però ce ne ha fatti fare altre 4. Le equazioni non ridanno tanto, però va bene così, siamo qui per divertirci, insomma. Grazie. Le pagelle, andiamo da un misero 3,5 per Santoro, che si conferma proprio anello debole, si conferma Santoro. E porta sfiga, oltre a portare sfiga, e si crede anche forte, però i suoi retropassaggi sono stati determinanti per la nostra sconfitta. Portiere grandissimo, ha salvato la partita in numerosissime occasioni, evitandoci una Caporetto. Il secondo portiere del condominio qui, che mi è piaciuto moltissimo perché mi ha accolto molto bene prima quando sono andato a prendere la posta, e Saverio Cortese, poi, che si dà un tono. Vabbè, il briatore dell'idroscalo, però insomma a noi ci piace così. Quindi evviva la vita, viva Brain Network, viva Vicinanzo, lavoro, viva un unico. Ma Vicinanzo glielo dico poi nell'orecchio, glielo dico, perché sennò poi il ragazzo mi si casa. Insomma, bisogna tenerlo un po' sulla bordacchia. Poi rimaniamo orfano di direttore. Ma insomma, alla fine è il mio datore di lavoro, quindi solo salame lecchi a te. Ciao. Grazie.